Siamo a Caserta e vogliamo fare qualche domanda sulla raccolta differenziata. Ciao! Ciao, buonasera! Ciao! Fai la raccolta differenziata di carta e cartone a casa tua? Da 20 anni, 30 anni, sono sempre preciso nelle mie cose. Purtroppo il martedì mi sembrano i cartoni. Secondo te a cosa serve? Per riciclare le materie prime. A riutilizzarle, insomma, per evitare di buttarlo, di far arrivare a conclusione queste cose senza che possano essere riutilizzate. Serve proprio appunto per cercare eventualmente di ridurre le spese per i cittadini, io credo. Secondo te, cosa succede dopo che hai buttato la carta nel cassonetto? Cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe essere pressata in delle balle e poi, diciamo, ecco, bagnata e riciclata per farne altra carta. Sottoscrivo come ha detto lei. Ma secondo me, se è veramente un bel progetto che ho visto anche che fanno a nord, praticamente li riciclano. Sai dove buttare il cartone per bevande? In realtà cartone, carta e cartone. E quello non è cartone. Lo buttiamo nella plastica perché è proprio lì dentro che va, nella plastica. Esatto. Il cartone per bevande può essere conferito in diversi modi, ma nel tuo comune deve essere buttato insieme a plastica e metalli. Dopo la fase di selezione della raccolta multimateriale, il cartone per bevande viene inviato in cartiera, dove il processo di recupero provvede alla separazione dei materiali che compongono la confezione. Plastica e alluminio in tanti nuovi prodotti. Buttare il cartone per bevande nei contenitori di plastica e metalli è un gesto semplice. Ripeti con me. Allora, il cartone per bevande si butta insieme a plastica e metalli. I cartoni per bevande potete anche evitare di utilizzarli, ma se proprio dovete utilizzarli dovete buttare nella plastica. Nella plastica multimateriale, insomma, non nella carta e cartone. Il cartone per bevande va nella plastica. È la prima volta che lo sento.